muro, Gatto Boy! Dandi di dandi di dan dan. Queste bandierine per la parata di domani sono davvero fantastiche! Dandi di dandi di dan. Già, che belle le parate, vero Connor? Oh, sì, soprattutto quando sono io a guidarle col tamburo. Sono un tamburino davvero meraviglioso. Allora, alleniamoci adesso. Oh, il mio tamburo è nel capanno degli strumenti. Ma per allenarmi posso fare questo. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Occhio a sinistra, occhio a destra. Girarsi e indietro. E adesso scambiatevi! No, no, aspettate! Occhio a sinistra! No, cioè occhio a destra! Indietro? Eh? Attenta! Oh! Oh! Ah! State bene, ragazzi? Sì, sì. Che pasticcio! Se avessi avuto il mio tamburo, questo non sarebbe successo. Ehi! Eh? Perché il carro da parata è ricoperto di vernice viola? È rovinato! Oh oh, queste sono le impronte dei mini ninja! E portano dritte al capanno degli strumenti! Oh no! Il mio tamburo! È scomparso! Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente il ninja della notte! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pinja Masks! Dirlo su, andiamo! La torre di autobus è molto alta! Pinja Masks! È una bella notte per parcheggiare al parco! Ninja della notte, che ci fai con tutti quegli scuolabus? Devi restituirli! Non ci penso proprio! Salutate la mia fortezza della furia, il miglior quartier generale che ci sia! Scusa, ma ce l'abbiamo già noi il quartier generale migliore. Tu restituisci gli autobus, così i bambini potranno andare a scuola. Obbligami! Volo lassù per dare un'occhiata alla fortezza. Alida Super Gufetta! Mini Ninja, diamo a quella fastidiosa pennuta un bel saluto forte e chiaro. Aia! Ah! Aiuto! Ah! Gufetta! Muscoli da Super Gecko! Super Gatto Velocità! Grazie, Gatto Boy! Basta così, Ninja della Notte, ti sconfiggeremo! Scusami! Hai forse detto qualcosa? I miei clacson sono forti! Non ho sentito! Quei clacson difensivi sono molto potenti! Dovremmo averli al nostro quartier generale! Perché? Non ci serve il rumore! Abbiamo già tante cose per fermare il ninja della notte! Ragazzi, usiamo i nostri mezzi e smontiamo la fortezza! Sì, così? O potremmo usare un nuovo strumento per fare rumore? Ma Gufetta, non dobbiamo averne uno anche noi solo perché ce l'ha lui! Alla Gatto Mobile! Super Pigia Pesti, quando vi deciderete a dirmi che la mia fortezza è fantastica? Coraggio, ditemelo! Mai! E ci riprenderemo anche quegli scuolabus! Gatto Boy, farò cadere gli autobus dalla torre con un colpo della mia coda! Grande idea, Gecko! E io impedirò che si danneggino! Vero, Gecko? Certo, e il braccialetto è carino, ma è più bello di questo? Un gatto, ed è blu come me, grazie, Gecko! Però ora controlliamo se il visualizzatore può dirci qualcosa di quelle impronte, a meno che non abbiate altre cose per me! Io ne ho una, forse! Aspetta! Tengo sempre uno spuntino sul gufaliante ed è una cosa che ti piace? Una pesca madura? Niente può battere una pesca! Aspetta, invece posso batterla! Ho un'altra cosa per te anch'io! Davvero? E che cos'è? Ops! Ho macchiato un po' le impronte! Almeno i biglietti sono salvi! Niente paura! Troveremo quel malvagio della notte in un'altra maniera! Sì, certo! Intanto facciamo un giro con il gufaliante! Forte! A bordo c'è altro da mangiare! Mm.
udito, gatto! C'è qualcuno che sta usando un microfono! Super gatto balzo! Ali da super guffetta! Super presa rettile! Ecco! Col microfono dorato il mio coro è accontentato. La 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 la. Jackie Guizzanti, Lunetta ha rubato il microfono d'oro per poter fare un concerto tutto suo. Così le falene possono cantare con lei. Beh, io vado a recuperarlo. E se uno di voi farà qualcosa di grande per aiutarmi, forse potrei decidere a chi regalare il biglietto. Non ti lascerò andare da solo, perché a questo servono gli amici. Cosa? Super Jack mimetismo. Zoom 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 zoom. Wow, guardate quanti vogliono salirci. Perché questa è la giostra più veloce del mondo. Andiamo, dovete farci un giro. Noi siamo qui da prima. Mettete in coda. Amaya. Signore e signori, ragazze e ragazzi, il favoloso treno volante è sparito. Ma dov'è il treno? Non può essere sparito. Mi sarebbe piaciuto tanto volare. Come può un treno così scomparire? I treni vanno su rotaie, giusto? Ci sono curve e giri della morte, ma questo binario resta un circolo chiuso. Quindi come ha fatto ad uscire dal suo binario e ad andarsene? Guardate! È come se avessero aggiunto altri binari, ma ora non ci sono più. Binari del treno che scompaiono. È certamente un malvagio della notte! Super pigiamini pronti all'azione! Di 9 salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Amaya diventa... Guffetta! I Pigiamasks! Andiamo, andiamo, andiamo! Al Guffaliante! Ehi, aspetta, Guffetta! Se dobbiamo seguire i binari, è meglio se restiamo a terra! Va bene! Hai ragione, volevo solo che voi ci faceste un giro. Ok, allora tutti alla... Gatto mobile, lo so, andiamo. Perché non provi a bagnarti là sotto solo per un pochino? Ti sentirai più fresco. Ma io non ho caldo. Va bene, ma non sai che ti perdi. Sì! Che succede? Dove è finita tutta l'acqua? Che cosa succede? Che cos'è quella? Che è successo? Va freddissimo! E se queste strane nuvole non se ne andassero e noi non potessimo mai più giocare ai giochi estivi? Non preoccuparti, non succederà. Dobbiamo scoprire da dove arrivano queste nuvole. Seguiamo i tubi dell'acqua. Portano alla cisterna dove si tiene l'acqua per innaffiare. Però adesso è vuota. Che ci facevano quelle nuvole scure nella cisterna? E chi le ha messe lì? Una falena! Questo significa che è Lunetta! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Amaya diventa... Guffetta! Sì! Greg diventa... Connor diventa... Gatto Boy!
i Ninja Masks! Se vogliamo impedire a nuove nuvole di formarsi, dobbiamo trovare Lunetta. Diamo un'occhiata alla cisterna degli irrigatori. Guardate! Chi è questo tipo? E come facciamo per l'ora di lettura? Non c'è più niente da leggere! Tutte le storie sono scomparse. Ci sono solo immagini di Romeo. Qualunque cosa abbia in mente, noi lo fermeremo usando la rovesciata della bella saetta e anche il suo calcio distruttore. Ops! O potresti usare una delle tue mosse da super gufetta. Tranquilli, me ne occuperò subito. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! I Pigia Masks! Bene, ora dobbiamo trovare Romeo. Per tutti i camaleonti, prendiamo il gufaliante. Così possiamo cercarlo dal cielo. Giusto, Gufetta? Gufetta? Credo che Gufetta sia troppo occupata per pilotare. Meglio prendere la gatto mobile. Gufetta! Non vedo l'ora di sfoggiare le mosse della bella saetta! Aia! Fuia! Tu credi di essere carino, piccolo unicorno, vero? Ma io conosco qualcuno che è più carino di te! Lasciare che Romeo entri. Oh, ecco i Pigia Masks! Giusto in tempo per guardarmi mentre rubo il jetpack. Il jetpack? E che cosa ne vuoi fare? Pensate che io andrò in giro a piedi quando dominerò il mondo? Nemmeno per sogno! Io volerò! Oh, e verserò odori puzzolenti dentro ai camini di tutti con il mio incredibile spruzzapuzza! Saranno tutti impegnati con i cattivi odori e nessuno intralcerà il mio piano di conquista del mondo! Sarebbe una vera catastrofe! Super pigiamini, dobbiamo fermare quei guantoni da box! Super gatto balzo! E io devo impedire a Romeo di vedere quello che stiamo facendo! Ehi, che ci fai lì davanti? Lo scoprirai presto, Romeo! Che cosa? E adesso per finire cambiamo un po' l'aspetto di questo aggeggio! Muscoli da Super Jacko! Sì! Ops! Sta attento, Jacko! Sta scivolando! Super presa rettile! Per tutti i camaleonti, guardate! Questo pezzo del bulldozer di Romeo si può utilizzare come un pogo! È un pogo dozer! Riparerò il bulldozer e ve la farò pagare, Super Pigia Pesti! Le decorazioni erano belle e tantissime! Non possono scomparire da sole, qualcuno deve averle prese di notte! Ma come sono arrivati fino alla cima? È così in alto! Lo scopriremo presto e non ci serviranno i pattini per farlo! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa...
Greg diventa... I Pizza Masks! Chi ha rubato le decorazioni è salito molto in alto, quindi dobbiamo farlo anche noi. Andiamo, tutti al gufaliante! Che ora è Natale e nessuno avrà dei pacchi da aprire. Sì, scivolano tutti. Ma è solo in questa via. E poi si interrompe. Che cosa succede? Lo sapremo stanotte. Super pigiamini pronti all'azione. Di notte salviamo la situazione. È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... I Pizza Masks! La giacomobile fa presa su ogni cosa. Sarebbe perfetta per il ghiaccio. Che ne dite della giacomobile? Prendiamo il gufaliante, dall'alto controlleremo tutta la città. Ottima idea, Gufetta. Io pensavo che la giacomobile... No, avrete ragione voi. Andiamo, Jacko, pensiamoci noi. La situazione è peggiorata. Mezza città è coperta di ghiaccio. Anche cani e gatti sono diventati amici per scaldarsi. Wow! Che cos'è? Vista, Gufetta! Guardate, è il laboratorio di Romeo! Sì, è davvero uno spazio! Visto? Vanno via tutti perché le farfalle sono una noia. No, vanno via tutti perché sono delusi. Le farfalle sono scomparse. Davvero? E dove saranno? Quella non è una farfalla, è una falena. Lunetta! Forse è stata lei a prendere le farfalle. Super pigiamini pronti all'azione. Di notte salviamo la situazione. È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pizza Masks! Vogliamo veramente cercare le farfalle? Sì, e visto che loro volano... A noi tre serve un veicolo volante. Tutti al gufaliante! Ah!
Marionetta ha preso le farfalle invece di un animale forte e feroce, tipo un leone. Vista, gufetta! Amaia, passa! Sono libero! Forza! Amaia fa punto! Eh? È entrata! 3 punti! Dov'è il mio fischietto? Tempo! Fine partita! La squadra di Amaia vince! Come? Sì! 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 Sì, ce l'hai fatta! Evviva! Sì! Sì! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Wow! Che bello vincere! Sei stata fortunata con quel canestro! No, invece! Faccio centro quando voglio! Dai, giochiamo ancora! Io sono una vincente! Vincente! Qualcuno ha visto il mio fischietto? È difficile fare l'arbitro senza! Ti aiutiamo a cercarlo! Qui sotto non c'è! Neanche qui! L'ha preso qualcuno! Una falena! Lunetta è stata qui! Forse l'ha preso lei! Ma che cosa ci fa Lunetta con un fischietto? Non lo so! Però scommetto che usandolo rovinerà la giornata a tutti! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaia diventa... Gufetta! I Pizza Bus! Non voglio mai più recitare una poesia di fronte a tutti! Mai più! Eh? Che cos'è questo? Che cosa succede? Ehi, la mia voce si sta abbassando! E devo recitare la poesia domani! Che stai facendo, Greg? La tua voce è dentro quella scatola? Esiste un solo malvagio della notte in grado di creare una cosa simile. Romeo! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaia diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! I Ninja Masks! Prendiamo la gatto mobile, è la più veloce! Ci riprenderemo la tua voce, Jacko! Udito gatto! È di qua! Scusa, Connor! Non arrabbiarti, il maestro Fang, qualunque cosa accada, non si arrabbia mai! Questo lo so! So tutto sul maestro Fang! Non mi perdo mai il suo show! È fantastico come non si arrabbi mai! Mi ha insegnato tanto sull'essere un eroe! Salve a tutti! Il maestro Fang è qui! Ma ho brutte notizie! La mia spada è stata rubata questa notte! E finché non verrà trovata, dovrò sospendere il mio show! La spada del maestro Fang è stata rubata! Tranquillo, Connor, forse possiamo recuperarla! Questo è certo! Chi l'ha rubata se ne pentirà! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città!
e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gupetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Bene, ora troviamo quella spada! Aspetta, dobbiamo cercare gli indizi! Perdiamo tempo! Ehi, guardate là! Ottimo, ora ingrandiamo! Sembrano delle impronte di mini ninja! Andiamo! Muovetevi! Ah, è davvero arrabbiato per quella spada! Udito gatto! Ho sentito qualcosa! È di un robot? Sapevo che c'entrava Romeo! Niente paura, Amaya e Greg! Gatto Boy verrà a salvarvi! Udito gatto! Dov'è finito? Devo averlo perso da qualche parte! Trovato! Yeah! Ero sicuro di averlo in tasca! Eh? Romeo, che cosa hai fatto ai miei amici? Eccoli qui! Ma lavorano per me adesso! Che cosa? Gufetta, Jacko, allontanatevi da Romeo! Negativo. Adesso obbediamo soltanto a Romeo. Sta succedendo qualcosa di strano. Gatto Boy! Eh? Non guardare da questa parte! Ah, sì? Allora facciamo un po' di luce su questo mistero. Palle di pelo! Che cosa? Greg! Amaya! Ci ha rapiti mentre stavamo giocando! È stato facile, non avevano i superpoteri! Ma se voi siete nelle gabbie, loro chi sono? Allontanati da loro, Gatto Boy! Il visualizzatore ha parlato di robot! Quindi questi non sono Jack e Gufetta! Ah! No, ma tu hai pensato che lo fossero, mentre sono solo le mie incredibili copie robot! E se non avessi perso il mio circuito, anche tu avresti il tuo! Un circuito stampato? Intendi questo? Il mio circuito stampato! Non fare troppo il furbo, bel gattino! Presto i miei robo Gufetta e il robo Jacko metteranno anche te in gabbia! Domineremo il mondo e tu non potrai più fermarci! Gatto Boy, liberaci così possiamo aiutarti! Non senza i poteri! Tranquilli, ora vi prendo i pigiamini! Cercavi questi, micetto mocciosetto? Le nostre cose non ci sono più! Come? Ieri abbiamo lasciato qui le nostre cose da mostrare, ma adesso sono sparite! Sparite o rubate? Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Un malvagio della notte non può rubare tutti gli oggetti! Già, non si fa una lezione mostra e dimostra senza mostrare. Resterebbe solo il dimostra! E allora andiamo a riprenderceli! Al gufaliante! Udito gatto!
Sento qualcosa, laggiù. Falene, questo significa lunetta. Seguiamole per trovarla. Cos'è quello? Sembra una luna finta. Atterra su quel tetto basso, così possiamo dare un'occhiata. I miei addobbi! E la mia Gecko torta è sparita! Oh, mi dispiace, Greg. Sì, anche a me. Però possiamo comprare tutti gli addobbi del maestro Fang al negozio accanto. Connor, non vedi che Greg è sconvolto? Guardate! Impronte di mini ninja. Allora è stato il ninja della notte a rubarmi la torta. Ce la riprenderemo, vero Connor? Certo. Oppure... No, come non detto. È il tuo compleanno, Greg. Super pigiamini pronti all'azione. Di notte salviamo la situazione. È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Recuperiamo la mia Gecko torta! Alla Gecko mobile! Sapete qual è il bello di una festa a tema, maestro Fang? Oh, Jack e Guizzanti! Incredibile, è Cameron! Sì, è sonnambulo. Dorme, però è come se sognasse di andare in giro. Dobbiamo riportarlo a letto. Sì, ma senza la tua super velocità e le mie super ali. Se lo svegliamo potrebbe subire un trauma. Sì! Yuhu! Restituisci le marionette, Lunetta! Ah, neanche per sogno, Lucertolino! Falene, fategli vedere di che siete capaci! Ehi, non è divertente! Sì, invece, è il miglior teatro delle marionette che abbia mai visto! Wow, cosa... Complimenti, Lucertolino! Allora, ecco aiuto! Il piano. Aiuto! Gecko? Gecko, tutto bene? Sì, ma prendi le marionette. Super pigiamini, salvataggio! Super gatto a velocità! Prendeteli! Vento da super gufetta! Falene, che state facendo? Ben fatto, super pigiamini! Le marionette sono salve? Sì, ma Cameron no! L'abbiamo lasciato solo! Pensavamo che fosse in pericolo! Chi è Cameron? Io volevo solo recuperare le marionette! Ma che ci fa Cameron da queste parti? Chi è Cameron? È sonnambulo! Chi è Cameron? Dobbiamo riportarlo a casa! Sì! Ha bisogno di aiuto più delle marionette! Chi è Cameron? Avanti! Connor vuole solo darti una mano! È quello che fa un amico! Non fa niente! Posso farcela! Non ho bisogno d'aiuto! Non mi sembra molto sicuro, Greg. Ho già detto che non ho bisogno dell'aiuto di... L'ha reso! Ecco, cercate sempre di proteggermi perché sono il più piccolo. Ma non sono un neonato. So badare a me stesso. Dov'è
lo scuolabus? È scomparso! Ma dove sarà finito? Non importa, avverto i genitori di venirvi a prendere. Lo scuolabus è sparito. Chi può averlo rubato? Beh, lo scopriremo subito e lo riporteremo indietro. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Prendiamo la Jacko Mobile! O il Gufaliante, così vedremo lo Scuolabus dall'alto! O la Gatto Mobile, così ci muoveremo super velocemente e lo raggiungeremo in un attimo! Non posso scegliere io oggi? Così vedrete che anch'io so farcela da solo! Non pensiamo che tu non ne sia capace, Jacko! È solo che... Va bene, d'accordo. Prendiamo la Jacko Mobile. Alla Jacko Mobile! Ehi, questo stavo per dirlo io. Scusa, Jacko, io volevo solo aiutarti. Grazie, ma non ho bisogno d'aiuto. La forza, la collosità e il mimetismo della Jacko Mobile sono tutto quello che serve. Ma è super... Connor, secondo me avremmo dovuto aiutarlo. Ma questa è una cosa seria, Maya. Guarda, impronte piccolissime. Qui succede qualcosa di strano e dobbiamo scoprire di che si tratta. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Di un mini ninja, però più piccole. Può anche avere dei piedi piccoli, ma se si tratta di un mini ninja allora è pericoloso. Già, essere piccoli non vuol dire che non si possano causare dei guai seri. Guardate me. E se è un mini ninja, puoi star certo che il ninja della notte sta per combinarne uno. Non lo so, Gatto Boy, forse... Sì, è piccino piccino. È anche molto molto carino. Non è carino, è sempre un mini ninja. Ma sembra così impaurito. Va tutto bene, non aver paura. Secondo te che cosa... Connor, a chi darai quel terzo biglietto? La mamma ha detto di darlo al mio migliore amico. Ma voi due lo siete entrambi. Oh, che carino. E in qualità di tua migliore amica ti aiuterò tutte le volte che vorrai ad allenarti con lo skateboard. Io ti farò giocare con i miei videogiochi quando vorrai. Grazie, ragazzi. Ma scegliere tra voi è troppo difficile. Non dovete promettermi niente. Mi dispiace, bambini, ma il concerto è annullato. Cosa è successo? Il microfono d'oro di Jayden è stato rubato ieri notte. Oh no! Jayden canta sempre con quel microfono! È famoso quasi quanto lui! Sì, e non canterà mai senza. Perciò o viene ritrovato entro domani o niente concerto. Mi dispiace! Non possono annullare il concerto! Un attimo, guardate! Un indizio! Molto bene, e ora scopriamo chi è andato via da qui con il microfono, così il concerto verrà riconfermato! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa...
Connor diventa... Gatto Boy! I Pigia Masks! Ok, ragazzi, vediamo se il nostro visualizzatore sa dirci di chi sono le impronte che abbiamo trovato. Tieni, ti ho preso un braccialetto dell'amicizia. Oh, wow, forte! Aspetta, se è per quel biglietto del concerto in più... Oh, dai, andiamo. Tu sei mio amico, perché non dovresti mettere quel braccialetto? Ho delle brutte notizie. Dovremo rimandare il nostro tentativo di battere il record. No, perché? Ma io aspetto da tantissimo di rompere quelle uova. Scusate, ma non abbiamo più uova. Sono tutte scomparse. Oh. Le nostre uova non sono scomparse da sole. Esatto, c'è qualcosa sotto. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pigia Masks! È il momento di trovare le uova e poi darci da fare! Tutti alla Jacko Mobile! Tutti i rettili, capto qualcosa di molto strano. Fermiamoci e controlliamo. Che puzza! È proprio tremenda! Allora seguiamo la puzza. Parcheggio la Giacomobile e vi raggiungo. Va bene, Giacomo, ma non dimenticare dove la lasci. Non posso perderla, è grande! Perdere la Giacomobile? Non esiste. Un regalo da parte della mia prozia Cynthia? Fantastico! Aspetta, tu hai una prozia? In effetti non ricordavo di averne una, ma ora è la mia preferita! Strano, quel monopattino ha proprio un'aria familiare. Sì, potrebbe essere meglio controllare la sua provenienza prima di usarlo, Connor. Niente affatto, è tutto a posto. Non avevo mai ricevuto un regalo così strepitoso. Andiamo, lumache! Cosa succede? La mongolfiera è sparita, non possiamo più volare. Com'è andata? Nessuno lo sa, la mongolfiera è sparita durante la notte. Non vedevo l'ora di farci un giro. Il vento potrebbe averla portata via. Oppure qualcuno ha tagliato la corda per prenderla. Bene, e noi scopriremo chi è stato. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pigia Masks! Aspetta, porti il monopattino nuovo? Sì, ci tornerà utile. Ma è solo un normale monopattino. A che serve questo pulsante? Non lo so. Oh! È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa...
Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Ninja Max! Scusate! Sto bene! Wow! Ora che sei Jacko fai dei super starnuti! Con questo super raffreddore non dovresti assolutamente stare fuori! Niente affatto! Io voglio venire con voi! No! È meglio se resti qui con il visualizzatore! Al gufaliante, Gatoboy! Puoi tenerti in contatto con i super comunicatori! Prova. Bene. Ti riceviamo forte e chiaro. E ora voliamo. Guarda. Le super pigiapesti hanno lasciato Jacko alla base. Ok, Falene. Io mi occupo di quei due. Voi occupatevi di Zampe di Lucertola. Stare qui da solo è davvero noioso. Lunetta! Devo avvisare gli altri. Ma un attimo, se avessero bisogno di aiuto... Sì, devo andare di persona. Wow, ci è mancato poco. Perfetto. Ho soltanto un giorno per costruire il mio sistema solare. E devo ancora preparare 8 pianeti. Eppure il sole! Mi serviranno degli anni luce per finire. Nah, se riuscirai a concentrarti su una parte alla volta e non su tutte insieme, finirai il tuo modellino in un battibaleno. Sei emozionato per la gita all'osservatorio di domani? Annuncio per gli studenti. La gita all'osservatorio è annullata perché il telescopio gigante è stato rubato. Che strano, che ruberebbe mai un telescopio? C'è soltanto un modo per scoprirlo. Super pigiamini pronti all'azione! Le notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Ninja Max! È l'allarme del visualizzatore, scopriamo che succede! Wow! L'avete visto? Che cos'era quel raggio di luce? Secondo voi può essere collegato al telescopio scomparso? Dai, andiamo a dare un'occhiata! Alla Jack Mobile! Eccolo un'altra volta! Sì! Sono tutti pronti per la fiera delle scienze! Ma dove sarà Connor con il nostro vulcano? Spero che stia attento, perché è veramente fragile! Connor, attento! Tranquilli, sono a posto! Ti aiutiamo a portarlo dentro! Grazie, ma ce la faccio! Piano! Visto, ce l'ho fatta! Sapevo che ce l'avrei fatta! No! Prendetelo! Sì! Bravi! Sei molto maldestro oggi, Connor! Scivoli e inciampi su qualunque cosa! Attento! Cosa? E oggi non è il solo! Visto? Non sono io il maldestro, sono gli altri! Hanno messo il cestino dove dovevo passare! Qui c'è troppa gonfaggine per essere solo una coincidenza! Allora dobbiamo scoprire chi c'è dietro! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte! Di notte!
Salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Ma vorrei averlo visto. Giocate con me sulle altalene? Scusa, Maya. Io e Greg vogliamo giocare a Maestro Feng e Kick McGee, i grandi maestri di arti marziali. Forte! Ci posso giocare? Io sarò la bella saetta. Aia! Ma lei è di un altro programma. Non avrebbe senso. Eh? Ho trovato. Tu puoi essere Sbobby, l'aiutante canino di Feng e di Kick. Aspetta, vorresti farmi fare un cane? No, hai capito male, no. Ti ho proposto l'aiutante canino, Amaya. No, tutti i giochi del parco sono spariti. Chi può averli presi? Ancora non lo so, però dobbiamo scoprirlo. Come farebbero il maestro Feng e Kick McGee? Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pinja Masks! C'è qualcosa di strano. Non direi. Ecco, guardate! Alice Farfallanti non è il robot di Romeo con lo scivolo del parco. Così sembra. Ha la gatto mobile! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pinja Masks! Oh, che cos'era? Non c'è un intruso, è un uccellino! È una femmina! Andiamo! Vieni da me! Cosa? Lei vuole me? Io ho i poteri di un uccello! Potrebbe diventare il mio animaletto! Non è facile badare a un cucciolo, Gufetta. Avrai tante cose da fare. Non sarà difficile. Ho deciso di chiamarla Chippy. Ha! La pennuta pensa che sia facile occuparsi di un animale. Beh, io so che non è così. So! Se vuole essere una pessima padroncina, per me va bene. Ora è il momento di attivare il mio piano. Chippy, andiamo! Niente paura! Eh? Ehi, guardate! È Lunetta e porta via qualcosa dal museo! Gufetta, tu resta con Chippy. Noi penseremo a Lunetta. Ma voglio venire in missione! Chippy ha bisogno che resti con lei! Sì, il padrone di un animale deve dargli una casa. Puoi fare un nido per Chippy qui al quartier generale. Oh, va bene, ma più tardi. Lunetta non deve sfuggirci. Al gufaliante! Chippy starà benissimo qui da sola. Quanto ne vorrei un anch'io! Eh? Che cos'era? C'è uno scuolabus!
con un mini ninja alla guida. E dietro ci sono altri Squalabus. Ecco, li vedo. Dobbiamo scoprire che cosa succede. Super pigiamini pronti all'azione. Di notte salviamo la situazione. È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Dobbiamo scoprire dove stanno portando quegli Squalabus. Ragazzi, credo di sapere dove sono. Eccoli! Il ninja della notte. Gli autobus sono nel parco, vicino al quartier generale. A che gli servono? C'è soltanto un modo per scoprirlo. Su, andiamo! La torre di autobus è molto alta. Pigiamasks, è una bella notte per parcheggiare al parco. Ninja della notte, che ci fai con tutti quegli Squalabus? Devi restituirli. Non ci penso proprio. Salutate la mia fortezza della furia, il miglior quartier generale che ci sia. Scusa, ma ce l'abbiamo già noi il quartier generale migliore. Tu restituisci gli autobus, così i bambini potranno andare a scuola. Obbligami. Volo lassù per dare un'occhiata alla fortezza. Ali da super gufetta. Non ci sono più rotole di cartone. Come faccio a costruire il mio razzo adesso? Potresti usare qualche altra cosa. Esiste solo un modo per costruire un razzo: con il rotolo della carta da cucina. Andiamo, Greg. Non può esistere solo un modo per fare qualcosa. Magari troverai l'ispirazione durante la gita al Museo delle Scienze. C'è anche un razzo in esposizione. Davvero? È perfetto! Purtroppo la gita al Museo delle Scienze è stata annullata. Oh no! Perché? È successa una cosa strana. Nel vicinato è tutto a posto, ma il museo è rimasto senza corrente. Le luci sono spente e non c'è elettricità per le esposizioni. In effetti è strano. Stanotte vale la pena controllare. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Molto strano. Ci sono le luci accese al museo. Il maestro ha detto che non c'era corrente. E questo non è tutto. Guardate! Jackie Guizzanti! È il laboratorio di Romeo! Così c'è lui dietro tutto questo. Alla Jack Mobile! Eccellente squadra! Penso che abbiate buone possibilità nella gara di modelli telecomandati. Avete sentito? Il nostro elicottero potrebbe vincere! Sei stato un bravo capo squadra, Connor! Ha ragione! Non avremmo mai costruito questo modello senza di te! Grazie, ragazzi! Ora proviamolo! Oh. Che c'è? Non funziona! Ehi, dove sono le parti elettroniche? Sono sparite! Tutte le parti interne sono state tolte! Anche dal nostro telecomando! Non ne funzionerà nemmeno uno per la gara! Sembra che anche le parti elettroniche dei telecomandi di tutti gli altri siano scomparse! Ma non possono essere semplicemente scomparse! Qualcuno deve averle prese! Dobbiamo scoprire chi e perché! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata.
Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Ninja Masks! È difficile scegliere quale dei veicoli usare per la missione. Sono tutti meravigliosi! Hai detto che sono un buon caposquadra. E come caposquadra dico che dovremmo prendere la gatto mobile. Va bene. Andiamo! Udito gatto! Sento qualcosa! Rimetti tutto a posto, ninja della notte! Sappiamo che vuoi provare di essere un grande artista, ma rubare è una cosa sbagliata! Oh, per favore, come se tu potessi fermarmi! No, lo farò io! Ehi! Oh. Gufetta, riparta dentro il resto della vernice! Noi ci occupiamo delle opere d'arte! Prima, devo occuparmi del ninja della notte! Che cosa stai facendo? Metto la pittura nel serbatoio di Lancio! Lui ha rovinato la mia scultura e ora è il suo turno! No! No. Gufetta! Molto carino, Pennuta, ma la vernice non mi fermerà! Allora ti fermerò così! Gufetta, vuoi aiutarci? Grazie, ma spruzzare vernice ovunque avrebbe potuto rovinare i lavori artistici. Non vuoi che quel che è successo al tuo lavoro succeda anche a quello degli altri? Io non stavo mirando alle opere d'arte. Volevo ricoprire il ninja della notte di vernice, ma mi vendicherò la prossima volta. Ora devo solo capire dove è diretto. Forse starà cercando altre opere d'arte da rubare. Quindi qualche posto con molte opere d'arte. Certo, come il museo! Andiamo! Lucidate il mio capolavoro. Il resto di voi, invece, nasconda quei dipinti all'interno del museo. Che meraviglia! Che creazione! Che spettacolare esemplare! Sono il migliore artista che sia mai esistito! Quello è ciò che credo che sia! Una statua gigante del ninja della notte! Mi avvicino per una visuale migliore. Gecko mobile mimetizzazione! Favolosa! Wow. No! Attenti! Non voglio che rompiate il mio capolavoro per errore! Come avete rotto quella statuina del... Non ci prendi, Greg? Ma voi avete le gambe più lunghe delle mie! Dobbiamo proprio giocare ad occhi a parella! Coraggio! Prova ancora! Non ce la faccio, non sono veloce e nemmeno brava a saltare. Forza, Greg! Ci hai quasi raggiunti! Presi! Però, come ci sono riuscito? Possiedo la Gecko Forza anche durante il giorno. Sta fluttuando! Wow! È leggerissima! Può fluttuare via! Non se i Pigia Masks la fermano! Dobbiamo scoprire che cosa c'è sotto! Meglio se lo scoprite da soli. Io non volo e non corro veloce. Vi sarei soltanto di intralcio. No, Greg! Siamo una squadra! Ci serve il tuo aiuto! Sì! Ce ne occuperemo insieme! Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Piume svolazzanti! Fluttua tutto anche qui dentro! Dobbiamo cercare di riportare tutto giù!
Niente? Che cosa ci fa qui? Guardate, qui c'è una gomma e uno specchietto. Che sta succedendo? Oh, qualcuno ha preso le auto delle persone e le ha impilate una sull'altra. È il nostro lavoro scoprire chi. Super pigiamini pronti all'azione. Minocchio, salviamo la situazione. È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pinja Masks! Prendiamo la gatto mobile e torniamo al parco. Cosa? È sparita! Controlliamo il gufaliante! Oh no! Anche il gufaliante è sparito! Lo stesso vale per la gecko mobile! Ok, come possiamo essere eroi senza i nostri veicoli? Forse potremmo usare le biciclette. Le biciclette? Vale la pena tentare, ci divertiremo. La bicicletta va bene durante il giorno, ma agli eroi servono i super veicoli per fermare il crimine. Io dico di tentare, almeno finché non scopriamo dove sono i nostri veicoli. Forza! Non posso crederci, siamo eroi in bicicletta. Andiamo, gatto, poi sarà divertente. Sì! Guarda, posso usare la mia presa rettile sulla bicicletta e non preoccuparmi più di cadere. Dovresti provare a volare con la tua gufetta. Va bene, ora ci provo. Sì! Ehi, che cosa succede? Smettila! Sembra il limbo della lucertola. Ok, basta giocare. Con questo telecomando posso far fare a chiunque ciò che voglio. E io voglio il vostro aiuto. Aiutare te? Questo non accadrà mai. Mai dire mai, super pigiamini. Oh no, mi ha presa. Ci vediamo dopo allora. Porto la pennuta a fare compere. Piume svolazzanti, ragazzi, aiutatemi. Salviamo Gufetta. Pronta? Pronta? Pronta per... Questo non è fare compere, è rubare! Beh, certo, sono un malfattore! Ora prendimi altri telecomandi! Ecco, così è molto meglio! Eccoli là! Ho avuto un'idea! Se ci avviciniamo al laboratorio, io posso usare il mimetismo, infiltrarmi e prendere il telecomando di Romeo! Grande piano, ma ne ho creato uno migliore. Guiderò sotto Gufetta e poi tu la riporterai giù con un balzo. Un balzo? Ma io non sono brava a saltare come te. Ricorda, Gecko, io sono il capo squadra, quindi comando io. Aiuto! Non preoccuparti, Gufetta, sto arrivando! Meglio disattivare le mie ventose. L'avevo detto che non ero bravo a saltare. Non è colpa tua se non sei abbastanza bravo per il mio piano. Penserò ad un altro piano molto in fretta comunque. Vieni qui e dammi quei telecomandi, pennuta. Ora puoi riposare. Ah, giusto in tempo. Cerchiamo, non c'è niente! Aspetta, Gufetta, ci sono le tracce del binario scomparso, ricordi? E se le seguiamo, troveremo il treno? Certo, andiamo, andiamo! Ma era il laboratorio di Romeo? Sembrava di sì, Gecko, ma andava come un fulmine. Forse avrà fatto... Ragazzi, lasciate perdere Romeo! Se nel suo laboratorio non è lui a guidare quel treno, scopriamo chi è! Forza, forza! Va bene. Ehi!
frecce spariscono. Ora come faremo a trovare il treno? Vista, gufetta! Percepisco qualcosa davanti a noi. Qualcosa di veloce. Ecco là! Il treno! Visto? Vi ho detto che era veloce. Scopriamo chi c'è alla guida. Ma che sorpresa, Pigia Mask! Ma guidavi il tuo laboratorio! Non ero io! Nessuno lo sta guidando! È andato in cortocircuito ed è partito da solo! Fortuna che ho questo treno super veloce con cui posso raggiungerlo, eh! Ma da dove saltano fuori queste rotaie? Saltano fuori dalla mia prodigiosa invenzione! Il dispensatore di rotaie! Crea binario ovunque! Wow! È incredibile! E ancora più incredibile è l'invenzione sul retro che raccoglie il binario già usato! Ma Romeo, non ti serve questo treno! Prendiamo noi il tuo laboratorio! Ah, pensi che restituirò il treno una volta preso il laboratorio? Nemmeno per idea! Quando riavrò i miei attrezzi, renderò il treno ancora più veloce! Sarò il più veloce malvagio del mondo! Potere lunare, crea le nuvole! E spostale nella cisterna! Che stai combinando, Lunetta? Ma che sorpresa! Sapevo che non ci sarebbe voluto molto prima che arrivaste a fare le vostre opere buone. Perché stai creando queste nuvole scure? Oggi nessuno ha potuto giocare. Era quella l'idea, specie di lucertola. Non ho mai amato quegli sciocchi giochi estivi. Perciò vi oscurerò il sole con tutte queste nuvole nere. Così nemmeno voi giocherete. Tu puoi giocare con noi. Presa! Giocare ad un gioco diurno con i fastidiosi pigiamasks? Bleh. Oggi è stato solo un test, ma una volta che la cisterna sarà piena, farò uscire tutte le nuvole insieme e l'estate sarà finita! L'estate è finita? È una cosa orribile! Voi due distraete Lunetta. Io prenderò il Luna Magnete, lo invertirò e risucchierò le nuvole dalla cisterna. Ah sì? Pensi di poter rubare il mio Luna Magnete, non è vero, Gatto Boy? Bene, allora guarda cosa ho per te. Come possono delle nuvole fermarmi? Beh, io so quanto i gatti detestino l'acqua. E queste sono nuvole di pioggia. Potere lunare, manda queste nuvole su Gatto Boy! Non preoccupatevi, attenetevi al piano, io ce la posso fare. Molto bene, Gatto Boy. Sii forte. Oh, forse non ce la posso fare! Ah! Forza, nuvole! Fate piovere su Gatto Boy ovunque vada! Sembri l'unica cosa distrutta, gufetta. Non ti piacciono più le tue bellissime mosse? Sì, certo. Ma una rovesciata della saetta sorprenderebbe Romeo, sempre che io la impari. D'accordo. Dove può essere andato Romeo adesso? Dove ci sono tanti libri? La biblioteca comunale! Per tutti i rettili! Là ci sono alcuni dei libri più preziosi al mondo. Dobbiamo subito fermarlo. Gufetta! Coraggio! Romeo potrebbe rubare dalla biblioteca anche tutti i libri della bella saetta! Ben fatto, mio servitore di metallo! Molto presto ogni libro della città parlerà di me! E tu resti una delle mie migliori invenzioni. Grazie, padrone. Io venero Romeo. Romeo è un genio. E adesso alla biblioteca! Perfetto, la porta è chiusa. Romeo non è ancora arrivato. Jacko, tu sali lassù. Appena avrò legato i piedi al robot, tu salti giù e lo metti fuori uso. D'accordo, Gatto Boy. Super presa rettile! Super Jacko mimetismo!
Gufetta, usa la vista gufetta per avvertirci. È molto importante. Non preoccuparti, Gatto Boy, sono pronta. Ali da super gufetta! Bene, aspetto il tuo segnale. La bella saetta scansiona la città. È impossibile che lei non veda passare i cattivi, che non possono nulla contro la rovesciata di saetta. Calcio distruttore! Dietro quel muro! Non possiamo lasciare che Romeo entri! Oh, ecco i pigiamax! Giusto in tempo per guardarmi mentre rubo il jetpack! Il jetpack? E che cosa ne vuoi fare? Pensate che io andrò in giro a piedi quando dominerò il mondo? Nemmeno per sogno! Io volerò! Oh, e verserò odori puzzolenti dentro ai camini di tutti con il mio incredibile spruzzapuzza! Saranno tutti impegnati con i cattivi odori e nessuno intralcerà il mio piano di conquista del mondo! Sarebbe una vera catastrofe! Super Pigiamini, dobbiamo fermare quei guantoni da box! Super Gatto Balzo! E io devo impedire a Romeo di vedere quello che stiamo facendo! Ehi, che ci fai lì davanti? Lo scoprirai presto, Romeo! Che cosa? E adesso per finire cambiamo un po' l'aspetto di questo aggeggio! Muscoli da Super Geco! Sì! Ops! Sta attento, Geco! Sta scivolando! Super Presa Rettile! Per tutti i camaleonti, guardate! Questo pezzo del bulldozer di Romeo si può utilizzare come un pogo! È un pogo dozer! Riparerò il bulldozer e ve la farò pagare, Super Pigiapesti! Le decorazioni erano belle e tantissime! Non possono scomparire da sole, qualcuno deve averle prese di notte! Ma come sono arrivati fino alla cima? È così in alto! Lo scopriremo presto e non ci serviranno i pattini per farlo! Super Pigiamini, pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... I Pigiamasks! Chi ha rubato le decorazioni è salito molto in alto, quindi dobbiamo farlo anche noi. Andiamo, tutti al gufaliante! Ora è Natale e nessuno avrà dei pacchi da aprire. Boga, il mio è la boga. Quasi preso. Se vuoi giocare a Luna Park, Romeo, posso usare i miei muscoli da Super Geco per spingere il laboratorio. Non voglio solo divertirmi, anche se la cosa è divertente. Mentre voi e gli altri sciocchi continuate a scivolare di qua e di là, io conquisterò il mondo intero! Romeo vuole conquistare il mondo intero? Ah,
rapida! Oh! Oh! Piume svolazzanti, non ci passiamo! Ora a terra! Fermarlo prima che ricopra di ghiaccio ogni cosa. Ah! Si scivola tanto! Ah! 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 Fiu. Grazie, Jacko. Oh! Ehi, forse io posso inseguire Romeo. I miei piedi sono delle ventose. Aspetta, Jacko! Ho un piano che funzionerà di certo. Ma con il mio piano ventosa noi potremo... Abbiamo bisogno di aiuto, ora torniamo al gufaliante. Beh, si può anche rimandare. Gufetta, trova Romeo con la vista gufetta. Poi usa la tua abilità di volo perché non veda me e Jack. Vista gufetta! Eccolo là! Ok, Jacko. Io mi intrufolo nel laboratorio da sotto, tu entrerai da sopra. E prenderemo il controllo prima che Romeo si accorga della nostra presenza. Super gatto balzo! Perché Lunetta ha preso le farfalle invece di un animale forte e feroce? Tipo un leone! Vista gufetta! Laggiù! È una farfalla! Deve essere scappata da Lunetta! Dobbiamo dirle di seguirci! Ehi, farfallina! Vuoi volare con me? Andiamo, ti porto a casa! Eh? Che bei colori, amica farfalla! Dei miei tu quali preferisci? Questo qua? O questo qua? Ah, qui ci vuole troppo! Serve un po' di super gatto velocità! Ehi, cos'è successo alla... L'ho presa! Che c'è? Sei stato sgarbato, Gatto Boy! Ora lasciala libera, così le fai del male! Ma questo è il sistema più rapido! E ce ne sono altre da prendere, guardate! Ok, ma noi proviamo ad aiutare quelle. Forza, volate con me. Dai, andiamo. Vi piace il rosso? Il verde? Il blu? O tutti insieme? Oh. Super gatto velocità! Una, due, tre! Sì, per tutte le code di gatto ci so fare. Che c'è? Gatto Boy, puoi essere delicato. Fai sentire quelle farfalle molto infelici. Ma le sto aiutando! Allora, dov'è Lunetta con tutte le altre? Guardate! Sono le sue falene! Volate via! Non ho più bisogno di voi! Andiamo, Super Pigiamini! In azione! Ok, udito gatto! Sì, scommetto le mie 7 vite che Lunetta è da queste parti! Vista gufetta! Eccola là! L'ho vista per prima, vinco io! L'ho sentita per primo, vinco io! Jack e Guizzanti, basta ora! L'avete trovata tutti e due, quindi è un pareggio! No, uno di noi deve vincere! Ecco, ci sono! Il primo che arriverà lassù in cima vince! Ti sembra il momento adatto per una gara, questo? Jacko ha ragione! E comunque non servirebbe! Vincerei io con la super gatto velocità! Niente affatto, Gatto Boy! Con le mie ali da super gufetta sono più veloce di te e ti batterei! Cosa? Io dico di no! Stai per vedermi vincere un'altra volta! Super gatto velocità! Gufetta! Più scattante di un puma, Gatto Boy corre fino al tetto e... batte gufetta per un pelo di gatto! No, sono arrivata prima io! Ma scherzi! Non importa chi ha vinto, dobbiamo scoprire qual è il piano di Lunetta! Shh. State giù,
Lunetta e il fischietto. Presto, in due gruppi. Pronte? Attente? Falene in formazione! Veloci, perché non voglio vedere lumache tra voi! Ha! Tra poco tutti i giocattoli di quel negozio saranno miei! La squadra che mi porterà il giocattolo più grande vince! Prima la squadra 1! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! I Ninja Masks! Prendiamo la gatto mobile, è la più veloce! Ci riprenderemo la tua voce, Gecko! Udito gatto! È di qua! Il laboratorio di Romeo! E quello è l'apparecchio che ti ha preso la voce, Gecko! Passiamo da dietro! Ottimo! Romeo non ha idea che siamo qui! Ciao, bellissimo! Ora tocca a te! Usa la tua super presa rettile per scivolare lungo il muro fino al laboratorio! Mai avuto una missione più facile! Prendilo, Gecko! Prendi la tua voce! Avanti, forza! Oh? Le super pigiapesti! Ma... Udito gatto! Ho sentito qualcosa! Ah! Ah! Chi è in televisione ora? Io! Esattamente! Ottimo! Ora riprendetemi di profilo! Quella è la spada del maestro Fang, restituiscila! Oh, ecco il piccolo micetto mocciosetto. Non ci contare. So usare questa spada molto meglio di quell'incapace del maestro Fang. Il che significa che il mio show sarà migliore. Ok, Gatto Boy, qual è il piano? Super gatto a velocità! Gatto Boy! Voi, Pigia Masks, non siete affatto preparati questa volta! Gatto Boy è così arrabbiato che non ci ha detto il suo piano! Noi che cosa dovremmo fare? Non lo so! Seguiamolo! Via! Super Gecko Mimetismo! Forza, Mini Ninja! Fantastico Ninja Show! E non ci saranno biglietti per i Pigiamasks, perché non possono applaudire! Non andrai via così! Davvero? Ma è quello che faccio! Vado via! Proprio così! Ciao ciao! A sinistra! A destra! Ora ci penso io! Eti un robot? Sapevo che c'entrava Romeo! Niente paura, Amaya e Greg! Gatto Boy verrà a salvarvi!
sputito gatto! Dov'è finito? Devo averlo perso da qualche parte. Trovato! Yeah. Ero sicuro di averlo in tasca. Romeo, che cosa hai fatto ai miei amici? Eccoli qui! Ma lavorano per me adesso! Che cosa? Gufetta, Gecko, allontanatevi da Romeo! Negativo. Adesso obbediamo soltanto a Romeo. Sta succedendo qualcosa di strano. Gatto, vai! Non guardare da questa parte! Ah, sì? Allora facciamo un po' di luce su questo mistero. Palle di pelo! Che cosa? Greg! Amaya! Ci ha rapiti mentre stavamo giocando! È stato facile, non avevano i superpoteri. Ma se voi siete nelle gabbie, loro chi sono? Allontanati da loro, Gatto Boy! Il visualizzatore ha parlato di robot. Quindi questi non sono Jack e Gufetta! Ah! No, ma tu hai pensato che lo fossero, mentre sono solo le mie incredibili copie robot. E se non avessi perso il mio circuito, anche tu avresti il tuo. Un circuito stampato? Intendi questo? Il mio circuito stampato! Non fare troppo il furbo, bel gattino! Presto i miei robo Gufetta e il robo Jacko metteranno anche te in gabbia! Domineremo il mondo e tu non potrai più fermarci! Gatto Boy, liberaci così possiamo aiutarti! Non senza i poteri! Tranquilli, ora vi prendo i pigiamini! Cercavi questi, micetto mocciosetto? Questa statua lunare è perfetta! Perché non l'avete trovata voi, falene? Quando questa statuetta sarà mia, riporterò indietro tutte le altre cose inutili! Avete sentito? Riporterà indietro tutto se le regaliamo il gufo a regalo! Per tutti i camaleonti, tu dovevi comunque regalarla a qualcuno! Già, e darla a Lunetta ti renderà felice! Non potevamo essere più fortunati! È proprio quello di cui c'è bisogno nel mio nuovo covo lunare! È fantastica, è bellissima! È mia! Cosa? Quindi è davvero un gufo non regalo? Per questo motivo terrò tutto quello che ho già rubato! E ruberò molto altro ancora! Vedrete! Ho di nuovo il gufo regalo, evviva! Ma dobbiamo fermare Lunetta! E lo faremo, nessun problema! Ovunque sia Lunetta, i Pyjama Masks la troveranno! Pyjama Masks, muoviamoci! Nessuno di questi oggetti è come la statuetta lunare, continuate a cercare! Non puoi darle semplicemente quello che vuole! No! La statua gufo regalo è mia! Ok, allora facciamo un tentativo! Super gatto a velocità! Avanti, falene, non abbiamo tuta! Oh? Che sta succedendo? Tutte le porte sono chiuse, Lunetta! Sei in trappola adesso! Come no? Luna Board! No! Prendilo! Sapete qual è il bello di una festa a tema, maestro Feng? Jack e Guizzanti! Quella è la mia torta! Seguiamoli! Bel colpo, mini ninja! Ecco che arrivano i super pigiamini! Siete venuti ad ammirare la mia torta? Non è la tua torta! È la torta di Gecko! No, non più! È la mia festa! Voi non siete invitati! E ora si dia inizio ai giochi! Non puoi dare una festa di compleanno se non è il tuo compleanno! E con la mia torta! Ehi, ninja della notte! Scommetto che vi battiamo in qualunque gioco! Che cosa? Coraggio, giochiamo a mosca cieca! Io sono imbattibile, ma se volete provarci, allora giochiamo a passa il pacco.
Ma io voglio giocare a mosca cieca! No, è la mia festa, perciò scelgo io il gioco! Allora io non gioco! Bene, tanto non volevo giocare comunque! Tenete impegnato il ninja della notte, io recupero la torta! Io e Jacko vorremmo giocare! Perfetto, avete già perso! Mini ninja, il pacco! Ah! Allora, ci passiamo il pacco finché la musica non si ferma. Chi lo avrà in mano scarterà uno strato. Quale musica? Ah! Ah, la musica si è fermata, che fortuna! Bene, un altro giro. Se lo svegliamo potrebbe subire un trauma. Sì! Restituisci le marionette, Lunetta! Ah, neanche per sogno, Lucertolino! Falene, fategli vedere di che siete capaci! Ehi, non è divertente! Sì, invece, è il miglior teatro delle marionette che abbia mai visto! Wow! Cosa... Complimenti, Lucertolino! Allora, ecco aiuto! Il piano! Aiuto! Jacko! Jacko, tutto bene? Sì, ma prendi le marionette! Super pigiamini, salvataggio! Super gatto a velocità! Prendeteli! Vento da super gufetta! Falene, che state facendo? Ben fatto, super pigiamini! Le marionette sono salve? Sì, ma Cameron no! L'abbiamo lasciato solo! Pensavamo che fosse in pericolo! Chi è Cameron? Io volevo solo recuperare le marionette! Ma che ci fa Cameron da queste parti? Chi è Cameron? È sonnambulo! Chi è Cameron? Dobbiamo riportarlo a casa! Sì, ha bisogno di aiuto più delle marionette! Chi è Cameron? Secondo me come marionetta è perfetto! Oh no, lo sveglierà! Dobbiamo fermarla! Perché le butti a terra? Sono marionette! Guarda quanto sono forti! Forza, marionette! Fate un balletto e dite ciao ai miei amici! Non ti avvicinare! Non si può svegliare un sonnambulo! Ma lo sveglierò, tranquilla! Però vorrei tanto giocarti un po'! Vieni da Lunetta, bella marionetta! No! No! L'abbiamo perso! Forse con la gatto mobile saremmo riusciti a raggiungerlo. O se avessimo preso il gufaliante avremmo potuto seguirlo dall'alto. Udito gatto! Vista gufetta! Oh, serpenti sibilanti, ci deve pure essere qualcosa alla mia portata. Oh, luci in movimento verso la piazza principale. Va bene, posso seguirle. Aspetta, Jacko! Guffetta, seguilo in volo! Io vi raggiungerò con la mia super gatto a velocità! Super mimetismo della Jacko Mobile! Aia! Il ninja della notte! Ehi! Il più piccolo delle super pigiapesti! Non puoi prendere lo squalobus, ninja della notte! Come faranno i ragazzi a tornare a casa? A chi importa? Voi super pigiamini mi inseguite sempre con le vostre ridicole vetture! Ma adesso anche io ne avrò una! E sarà la vettura più veloce, più bella e più forte di tutti i tempi! Non sarà mai forte quanto la Jacko Mobile! Sarà mille volte meglio di quel coso verde viscido con cui serpeggi da tutte le parti! Impossibile! Può camminare sui muri? Guarda! Disattiva mimetismo! Forse no, ma camminare sui muri non è così strabiliante, soprattutto se puoi contare sulle palle appiccicose! Ah! Oh, sei un ninja malvagio! Mini ninja! Solo io posso fare la risata malvagia! Visto Ramarrino, tu e la tua inutile Jacko Mobile non potete fermarmi! Jacko! Stai bene! Si può sapere perché sei andato via da solo! Noi non possiamo proteggerti se ti metti nei non guai! Non ho bisogno!
È un piccolo, piccolo mini ninja. Sì, è piccino, piccino. È anche molto, molto carino. Non è carino, è sempre un mini ninja. Ma sembra così impaurito. Va tutto bene, non aver paura. Secondo te che cosa dice? Non ne ho idea. Forse ci chiede aiuto. Se è nei guai, dobbiamo aiutarlo. No, sarà stato il ninja della notte a mandarlo. Ricordate che ha fatto al mio banco. Forse non sa dove si trova. Forse si era perso a scuola e ora si è perso qui. Perché ti trovi qui? Davvero ti sei perso? Non ti capisce, Gatto Boy. Oppure cerca solo di ingannarci. È del tutto inutile parlare con lui. Dobbiamo portarlo fuori di qui. Gatto, Boy, gli sei simpatico. No! Show, show, show! Vieni qua, devi uscire adesso. Oh, smettila, non ho voglia di giocare ora. Ma dov'è? Preso! Sai, Gatto Boy, credo che voglia solo giocare con te. Sì, se avesse altri scopi non si metterebbe a giocare. I Ninja Masks! Ok, ragazzi, vediamo se il nostro visualizzatore sa dirci di chi sono le impronte che abbiamo trovato. Tieni, ti ho preso un braccialetto dell'amicizia. Oh, wow, forte! Aspetta, se è per quel biglietto del concerto in più... Oh, dai, andiamo. Tu sei mio amico, perché non dovresti mettere quel braccialetto? Sì, hai proprio ragione, Guffetta, sei la migliore. Non è vero, Jacko? Certo, e il braccialetto è carino, ma è più bello di questo? Un gatto, ed è blu come me, grazie, Jacko. Però ora controlliamo se il visualizzatore può dirci qualcosa di quelle impronte. A meno che non abbiate altre cose per me. Io ne ho una, forse. Aspetta. Tengo sempre uno spuntino sul gufaliante ed è una cosa che ti piace? Una pesca madura? Niente può battere una pesca. Aspetta, invece posso batterla. Ho un'altra cosa per te anch'io. Davvero? E che cos'è? Ops, ho macchiato un po' le impronte. Almeno i biglietti sono salvi. Niente paura, troveremo quel malvagio della notte in un'altra maniera. Sì, certo. Intanto facciamo un giro con il gufaliante. Forte, a bordo c'è altro da mangiare. Udito gatto! C'è qualcuno che sta usando un microfono! Super gatto balzo! Ali da super guffetta! Super presa rettile! Ecco! Col microfono dorato... Jacko! Che puzza! Dobbiamo andare via da questo tanfo! Saliamo sulla Jacko mobile! Ma dov'è? Non l'hai persa, vero Jacko? Ovviamente no! Ciao, super pigiamini! O forse dovrei chiamarvi Pigia Puzzolenti! Il mio marchizzatore entra in azione! State pronti per la super puzza! Possiamo affrontare la puzza, Pigia Masks. Non abbiamo bisogno della Jacko mobile per fermare Romeo. Queste uova puzzano anche più di prima! Ma certo, micetto mocciosetto! Perché il mio marchizzatore le rende sempre più marce e puzzolenti! Sarà meglio metterci al riparo nella Jacko mobile! Sì, dov'è Jacko? Ma dai, non ce n'è bisogno! Nascondiamoci, tipo... qui! No, meglio qui! Anzi, è meglio qui!
Quassù! Nascondetevi! Oh, ma noi non possiamo mimetizzarci! Alle sfarfallanti! Oh. Dobbiamo andare via da qui! Oh, scappa! Oh, poveri pigiamasks! Non riuscite a tollerare qualche ovettino fetido! Mimetizzarci è un buon piano, Geco. Però dobbiamo essere tutti e tre dentro alla Geco mobile. Dov'è? Da quella parte. Tra un attimo avrò tante altre uova pronte, pigia puzzolenti! Non so se posso tollerare ancora quella puzza. Romeo non la sente perché è dentro al suo laboratorio. E io vorrei essere dentro la Geco mobile. Andiamo, Geco, portaci al riparo. Ma non ci serve, perché... Geco, che cosa fai? Oh no, le uova marce di Romeo sono pronte. Mi è venuta un'idea. Cosa? E come fai a fermare le uova con quello? Per tutti i rettili io andrò sempre a piedi d'ora in poi. Hai visto come volavo bene? Tienimi d'occhio, Guffetta, così impari le mie acrobazie. Cosa? Ma se stavi per cadere? Sì, sono grande a bordo di questa meraviglia. Il fatto che so volare ci aiuterà. Tu voli? Non dimentichi qualcun altro che sa volare. Andiamo, ragazzi. Volando potete entrambi aiutare la squadra. Bravissime, falene. Basta giri in mongolfiera per quei bambini sciocchini. Ora il pallone lunare è solo mio. Voi due fate la guardia. Io piomberò su di lei e prenderò la mongolfiera. Questo piano richiede abilità. Niente paura, lasciami fare. So volare bene, per me sarà molto facile. Davvero? Ragazzi, non litigate. Potrei prendere io la mongolfiera usando il super Geco mimetismo. Mimetizzarsi è forte, ma non quanto volare sul mio monopattino. State a vedere. Ehi, Lunetta! Restituisci la mongolfiera! Oh, è arrivato il micetto! E così rivuoi la mongolfiera? Bene, prego! Prova a prenderla! Wow! Ha! Ah! È tutto ok, ce la faccio! Micetto va a fare un bel giretto. Oh no! Serpenti sibilanti, Gatto Boy, stai bene? Sì, come vi dicevo, è facile. Perché non usi la super gatto velocità per distrarre Lunetta mentre io recupero la mongolfiera? No, ce la posso fare. La mia abilità di volo oggi salverà la situazione. Campione. Usa la tua vista, Guffetta. Forse c'è un malvagio. Geco! Ti credevamo un malvagio. Io volevo soltanto dirvi che Lunetta è andata verso la scuola. Perché non hai usato i super comunicatori? Ho pensato che vi servisse aiuto. Non guarirai mai da quel super raffreddore se non resti al caldo. Io... Lo so, torno alla base. Ok, noi invece andiamo alla scuola. Avvisaci se vedi qualcosa. Falene nelle vicinanze, significa che c'è Lunetta. Ma è proprio qui fuori. Dovrei avvisare gli altri. Però se la seguo, posso scoprire che stanno tramando. Sì, questa è l'idea migliore. Ehi! Devo seguire quella farfallina e mi porterà dritto da Lunetta. Aspettami, farfallina! Thank you.
anche il primo nu... Quello sul laboratorio e il telescopio scomparso? Vediamo subito. Padrone, hai ospiti. Ah, i pigiamasks! State cercando un telescopio per caso? Perché lo hai rubato, Romeo? Non è una cosa ovvia. Ne ho bisogno per il mio laser spaziale. Laser spaziale forte? Eh? No, volevo dire, che stai combinando? Ho intenzione di incidere la mia immagine sulla Luna. Sulla Luna? E ho scelto questo profilo. Molto affascinante, eh? Affermativo. Con questo sistema, quando conquisterò il mondo, tutti mi conosceranno! Prima devi imparare a puntare i laser. Sì, sì, ci sto lavorando. Non puoi cambiare la Luna, Romeo. Restituisci il telescopio. Gattino sciocchino, io posso fare quello che voglio. Ah, sì? Ferma gli robot! Oh! Aiuta Gattoboy con il robot. Io impedirò a Romeo di usare il laser. Soltanto un po' più a sinistra. Ora ti faccio vedere io! Jaco, fa qualcosa! Che cosa? Non posso fermare un raggio laser e un robot. Ciao, ciao, uccellino! Oh! Aspettami, padrone! Andiamo, dobbiamo seguirlo! Forza, provate a prendermi adesso, Super Pigiapetti! Reggetevi fa... È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaia diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pigia Masks! Sta bene, chiaro? Vediamo qualche ripresa fatta in diverse zone della città. Qualcosa che rende goffe le persone, ovviamente. Ma che cosa? Non lo so, però scommetto che è tremendo essere tanto maldestri. Oh! Sto bene! Guardate! Dall'altro lato della città! È dalle parti della biblioteca, alla Gattomobile! Oh! Che ne dite di prendere la Giacomobile oggi? Sì, sembri un tantino... ecco... instabile, direi. Niente affatto. Volevo entrare così nella Gattomobile. È la... la mia tecnica per sbrigarmi. Attento, bidone! Può guidare qualcun altro? Ragazzi, non so perché oggi vi sembro maldestro, ma io ho tutto sotto controllo. Guardate! Il laboratorio di Romeo! I Pigia Masks! C'è qualcosa di strano. Non direi. Ecco, guardate! Alice Farfallanti non è il robot di Romeo con lo scivolo del parco. Così sembra. Alla Gattomobile! Eccoli qui. I Pigia Masks. Maestro Feng, pronto per entrare in azione. Proprio come Kick McGee. Ma... Ia!
Devi arrenderti, Romeo, non puoi scappare. Non ho intenzione di scappare. Ecco, appunto. Aspetta. Cosa? Che cos'è? Ciao, sono Robottina. Non essere educata con le super pigiapesti. Ma sembrano così carini. Questa è l'ultima creazione. Il mio nuovo, potente aiuto robotico. Mi aiuterà nelle mie faccende da cattivo. Dici che ne hai fatto di tutti i giochi del parco. Non li ho presi io. Devi chiedere a lui. Quel robot è stato costruito con i giochi del parco. Ecco che ne ha fatto. Il tuo vecchio robot ha deciso di costruire un nuovo robot. E perché mai doveva costruire un altro robot? Non lo so. Avrà perso una rotella, perché non sta più a sentire quello che dico. Questo è pane per i denti del maestro Feng e di Kick McGee. Andiamo. Ma... Per il magico potere del pugno del maestro Feng ti ordino di fermarti. A meno che tu non voglia provare il mio letale piede della giustizia. Jacko? Dovevo fare stretching prima. Devi restituirci subito tutti i giochi del parco. Negativo, questo robot è il mio nuovo migliore amico. Kick McGee sta scappando. Prendiamolo, maestro Feng. Ragazzi, fermi, rallentate. Sappiamo che hai preso qualcosa dal museo, Lunetta. Che cos'è? È soltanto un oggettino per abbellire il mio covo lunare. Ottimo lavoro, Chippy. Ti ho addestrata benissimo. La fase 1 ora è completata. Questo non serve più ormai. Ops! Pronto, Gatto Boy? Preso! Ma perché l'avrà gettato via? Per tutti i baffi felini, qui c'è sotto qualcosa. O magari è un po' maldestra. Andiamo, faccio inversione. Così torneremo da Chippy. Il tuo animaletto ha combinato un bel disastro, Gufetta. Chippy, perché l'hai fatto? Forse perché l'hai lasciata tutta sola. Lionel combina sempre pasticci quando non gli dedica abbastanza attenzione. Credevo che gli animali fossero divertenti. Sì, lo sono, ma hanno bisogno di fare esercizio, addestramento e anche... È di nuovo Lunetta, stavolta è allo zoo. Ok, Pigia Masks, andiamo. Che farai con Chippy? Ci sono, può venire con noi. Così farà tanto esercizio e nel frattempo l'addestrerò. Non puoi portare un animale in missione. Se la caverà. Dico bene, Chippy? Basta, Lunetta! Lascia stare quelle farfalle subito! Oh, cielo! Ecco le super pigiapesti che mi rovinano il divertimento! Falene, presto! Andiamo via! Strano. In genere non è così facile metterla in fuga. Andiamo! Ora potete rientrare! Chippy! Così le spaventa... Aia! Ah! Aiuto! Gufetta! Muscoli da Super Jacko! Super Gatto Velocità! Grazie, Gatto Boy! Basta così, ninja della notte, ti sconfiggeremo! Scusami! Hai forse detto qualcosa? I miei clacson sono forti, non ho sentito! Quei clacson difensivi sono molto potenti, dovremmo averli al nostro quartier generale. Perché? Non ci serve il rumore, abbiamo già tante cose per fermare il ninja della notte. Ragazzi, usiamo i nostri mezzi e smontiamo la fortezza. Sì, così? O potremmo usare un nuovo strumento per fare rumore. Ma Gufetta, non dobbiamo averne uno anche noi solo perché ce l'ha lui. Alla gatto mobile! Super pigiapesti, quando vi deciderete a dirmi che la mia fortezza è fantastica? Coraggio, ditemelo! Mai! E ci riprenderemo anche quegli squalabus! Gatto Boy, farò cadere gli autobus dalla torre con un colpo della mia coda! Grande idea, Jacko! E io impedirò che si danneggino! Oh oh! Iniziano a cadere palle appiccicose! Palle appiccicose contro di loro! Ecco, senti questo rumore, ninja della notte! È il miau del gatto! E
fortezza alla forza del ninja! Ah! Dovrete impegnarvi molto di più per distruggerla! Scusa, Gatto Boy, la forza del Mega Meow ti ha fatto capotare!